dolce e sensibile. E perché? E perché l'altro è stronzo. Ha detto lei. After, il best seller di Anna Todd, è ora un film in sala dall'11 aprile. Oggi chiederemo alle ragazze di sciogliere lo stesso dilemma in cui si è trovata la protagonista. Meglio un ragazzo dolce e affidabile o uno arrogante e ribelle? La vera domanda è: perché dolce e gentile e non arrogante e ribelle? Cioè, non è più bello, cioè, guardando. È relativa. La bellezza è relativa. Sei ancora vergine. Arrogante e ribelle poi lo metto a posto io, quindi scialla. No, lo metto a posto io, scialla. Perché? Lo faccio riga dritto, cioè, nel senso. A gocco, eh. Questo è, diciamo, dolce e sensibile, no, un po' più... No, questo. E il carattere non lo vedi? La lascio. Dov'hai con gli occhi giù? Non c'è sta il cartone. Ora devi limonare con Arden. Dolce e sensibile o arrogante e ribelle? Ribelle. Perché attira di più. Preferirei dolce. Guardateli, perché anche l'aspetto. So che finirei su di lui. Finiresti su di lui? Sì. Su di lui proprio? No, non su di lui. Stai attenta, Tessa. Una via di mezzo, cioè intendi lei come via di mezzo? Una via di mezzo. La cattiva dei due sei tu, sei quella sì. Che comanda. Sì. Caspita. Sei single? Sì. Ah, ecco. Dolce e sensibile o arrogante e ribelle? Dolce e sensibile. Preferisci un ragazzo dolce e affidabile o arrogante e ribelle? Dolce e affidabile. Secondo me comunque è più figo l'altro, eh. No. Sei sicura? E se poi te ne penti? Non me ne pento. Ti spezzerà il cuore. Arrogante e ribelle. Per quale motivo? Perché è più vivace. E perché non l'altro? Perché non dà emozioni. Non dà emozioni! Antesta, pa! Finalmente abbiamo un verdetto. Niente da fare, Noa, mi dispiace, ma come vedi le ragazze hanno preferito Arden. Sarà così anche per Tessa? Scopriamolo l'11 aprile in tutti i cinema.